Sta per iniziare la gara tra la compagine dei Botellon e Isbovic, che qui vediamo in maglia arancione. Arbiterà Enzo Nicolella. Fidata la calcio punizione a Malinconico, che dalla rincorsa proverà forse il tiro. Malinconico, infatti, il tiro russo. Ancora Toscano. Attaccato da Scaringi, Toscano sale, serie di finte, Toscano ancora. Salta bene Fontana, il tiro di Toscano, finisce alto. Appoggia bene ancora Malinconico, che prova a servire Scaringi, ma la ripartenza d'attenzione di Toscano. Toscano ancora! C'è palla da Sarni, mette di poco al lato. Brividi per Poli. Vedere l'inserimento di Buonanno, ancora Buonanno, lo stop, esce bene Poli. Forse Buonanno commette anche un fallo. Toscano guadagna un'ulteriore rimessa laterale. Toscano all'indietro Buonanno. Può provare il tiro Buonanno sul fondo. Sarà rimessa laterale. Già battuta Sarni, ancora il sinistro che finisce alto. Però, la mette in difficoltà Poli questa volta. Corduas, rischio a difesa, la palla infatti è recuperata da Sarni, che insacca con una bella diagonale di destro per l'1-0 a favore della compagine di Isbovic. Un anno, palla in mezzo, Toscano, Poli in due tempi riesce a mettere in calcio d'angolo nuovamente. Non si accorge della linea, lascia uscire fuori, messa tra di Sarni. Buon anno, il sinistro potente, leggermente al lato. Il rischio qui della compagine dei Botellon, che già sono sotto di un gol. Paiella lungo a cercare Buonanno, lo trova Buonanno al volo, che gol di Buonanno! Ottima diagonale di destro al volo, gol veramente da manuale. Porta la palla fuori Fontana, Fontana, il sinistro di Fontana, Russo in due tempi. Bene però, alla rimessa di Russo, impeccabile fino a qui. Buonanno controlla bene Buonanno, attenzione ancora, appoggia per Cuomo, Cuomo può provare il destro, finisce alto. Ora serve Sarni, 1-2, attenzione ancora Buonanno, il sinistro di Buonanno deviato da Corduas e poi Faiella, si divora un gol. Ha fatto tiene palla, alla fine cerca di servire Fontana, ma c'è la ripartenza, si scontrano qui Sarni e Faiella, attenzione però Faiella tutto solo conclude sopra la traversa, Faiella il secondo, che dico? Sarni palla al piede, si appoggia a Buonanno, Buonanno vediamo il preia fra le righe, Faiella c'è la chiusura e sul punteggio 2-0 interrompiamo il nostro primo tempo. Comincia a piovere, quando inizia il secondo tempo fa Sbomsch e la squadra dei Botellon in vantaggio, gli uomini di maglia rossa che adesso hanno un'ottima occasione sprecata per siglare il gol del 3-0 con Sarni. Prova la mano da dietro i ragazzi in maglia verde, palla lanciata dalla Malinconico in avanti, c'è solo il portiere. Uomo, svirgola, c'è ancora il sinistro di Sarni. Toscano sale palla al piede, Toscano salta gli uomini, Toscano vuole fare tutto da solo, Toscano ancora inarrestabile, calcia sul fondo, che azione di questo giocatore. Dentro, occhio alla ripartenza affilata dal Candela. Botellon in azione d'attacco, fermata da Buonanno. Decisivo sia in attacco che in difesa. Visto solissimo Sarni! Il palo! E poi il colpo di tacco, che salvataggio! Incredibile occasione! Occhio! Sarni di controbalzo! Questa volta segna il 4-0. Sarni va a esultare con i compagni. Palo, secondo palo a cercare Toscano! Poli la fa sua. Sempre Danilo, la fa Danilo. Il secondo palo Toscano, lo stop Toscano, Toscano! L'uscita di Poli. Ne segni tu? Cosa segna Foggia? Il destro di Faiella. Secondo palo Toscano, buono lo stop. Pronta Candela, Toscano non molla. Sterza Toscano! Che gol! Vale il 5-0 per
Sbonfi. Tutta la partita poi. Poi la sintesi. È sul punteggio di 6-0. Finisce qui il match. Eccoci con Sarni, migliore in campo in questa gara vinta per 6-0 dagli Sbonfi. Un'altra vittoria per voi, un'altra prestazione pulita, porta inviolata quest'oggi. Una grande gara, forse gli avversari già alla carta, magari. È il bagno per Sarni. Vabbè, torniamo a calcio. Forse avversari alla carta un po' inferiori rispetto a voi. Comunque, ne hanno visto in difficoltà, raccontaci questa gara. Aiuto, ti fa freddo. Passate le mutande. La mia prima intervista. Eccosi qua. Chi l'è a me? Chi l'è? Vieni qua, vieni. Ha giocato bene, c'è proprio un bel gruppo, peccato che Dero voleva fare il fanatico, lasciava le finte di Cristiano Ronaldo senza averne la tecnica. Io ho pagato un po' di tempo, però... Mi ha pagato pure qualche cocchellino, però ci siamo divertiti, abbiamo vinto. Vabbè, vuoi che conti il risultato, altri tre punti, questi tre punti importanti per la classifica, pensi che chiederanno ad arrivare tu, quali sono le vostre ambizioni? Ma guarda, noi riusciamo ad arrivare... Intorno ai primi 18. Grazie Sarni, in bocca al lupo alla squadra. Grazie. Ciao.